Sconfitta immeritata del Cattolica al Calbi contro il Cervia, una partita tutto sommato godibile, giocata bene da tutte e due le squadre, come ha detto il mister del Cervia. Primo minuto del primo tempo, lungo lancio per Pieri, palla al piede dal centrocampo inseguito dai difensori, entra in aria, tiro debole, fuori di poco. Quarto minuto, lungo cross dalla destra per il colpo di testa di Bondi, fuori di poco, occasione, mano nei capelli. 22esimo, angolo per il Cattolica, palla da centro dell'area, libera la difesa, la palla a Muggio, da buona posizione, tiro deviato in angolo da un difensore. 25esimo, cross dalla sinistra di Mazzoli, la palla attraversa tutta l'area senza essere toccata da giocatori del Cattolica in buona posizione. 33esimo, cross dalla sinistra di Sof Salif per la testa di Bondi, ancora fuori. 45esimo, occasione per il Cattolica, punizione da 30 metri di Pirini, in aria, colpo di testa di Panzavolta, la palla sfiora il palo di sinistro. Passiamo al secondo tempo, il vantaggio al 21esimo del Cervia, su punizione batte Godoli, palla in aria, mischia, ne approfitta sotto porta, Fidone, tiro e rete, 1-0. 27esimo, contropiede del Cattolica, Mazzoli, Marino, sottoporta, tiro, devi in angolo e spada, ancora occasione per il Cattolica. 35esimo, punizione per il Cervia da sinistra, batte Godoli in aria, colpo di testa di Bondi, fuori di poco. 37esimo, dal libero servito, Sof Amadou, che prende il posto del fratello, tiro alto sulla traversa, anche lui, mani nei capelli.